Rettore, parliamo della polemica, insomma, recente che c'è stata tra lei e uno studente universitario. Presto vieni qui, ma su non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è che può basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Devo dire, non corretto quello che è stato detto anche da un docente della Facoltà di Scienze Politiche, che ritiene che bisogna scorporare completamente l'attività di studente dall'attività di responsabile di partito, perché se così fosse un rettore potrebbe compiere un omicidio di notte per problemi suoi e poi l'indomani fare bene il rettore o il professore.